Non è Veneto, non è Friuli, sa soltanto quello che non è. Se nasci a Portogruaro, vieni trattato come balto, solo che a differenza di quel pezzente di un cane lupo, noi ci sentiamo defottuti nobili veneziani di terraferma, Leone di San Marco. Portogruaro è infatti da sempre pappeciccia con Venezia, Leone di San Marco. Il commercio sul fiume Lemene rendeva la nostra amicizia molto più speciale di quella tra gli altri veneti campagnoli. Per entrare in centro storico a Portogruaro bisogna attraversare una delle quattro storiche porte principali: Porta di San Giovanni, Porta di Sant'Agnese, Porta San Gottardo e Porta di San Nicolò, che però ci hanno ciullato. A Portogruaro ci sono tanti ponti come a Venezia, abbiamo tanti portici come a Venezia e le finestre sono come quelle di Venezia. A Portogruaro ci sono più gabbiani di Venezia e l'acqua alta da noi è più alta. Anche Ippolito Nievo ha detto che sembriamo Venezia ed è per questo che gli abbiamo dedicato una statua. Questo è il Duomo di Portogruaro. Posso dire, in base alla mia esperienza, che questo è il Duomo più brutto che io abbia mai visto. È così brutto che su Wikipedia hanno preso una foto dove è nascosto da altri edifici. Prima aveva la facciata direttamente sui mulini, o meglio, prima aveva una facciata. Dentro però è carino, abbiamo un quadro di Cima da Conegliano. Questo chiaramente è una copia, perché appena ci siamo accorti che valeva qualcosa, l'abbiamo venduto alla National Gallery. In compenso abbiamo lo spirito di Gesù che viene catturato dai Ghostbusters. Portogruaro ha il terzo campanile più storto d'Italia e ogni anno diventa più storto. Non lo dico per tirarmela, è così. Il municipio di Portogruaro è famoso per i suoi merletti gotici, ma come potete vedere è solo una sagoma appiccicata a un edificio qualsiasi. Le finestre sono come quelle di Venezia. Queste teste di marmo ci sono state regalate secoli fa, ma nessuno sa da dove sono state prese. Ormai sono nostre comunque. La statua a cavallo è solo un monumento ai caduti, perché a Portogruaro non abbiamo nessuno di veramente famoso. Le due gru sono il simbolo di Portogruaro. Si pensa che abbiano fondato loro la città. Per dare un tocco esotico al centro abbiamo messo delle palme un po' a cazzo e in cima a un lunghissimo palo, come promemoria, un leone di San Marco. Questo è il fiume Lemene. Una volta era usato dai veneziani per il commercio, ora è usato dalle papere e dalle nostre amiche nutrie pantegane. I mulini sono la parte più instagrammabile di Porto e fanno tanto uno dei borghi più belli d'Italia. Se una volta i mulini macinavano il grano, ora espongono mostre d'arte, sempre rigorosamente macinate. Questo punto sotto i mulini non ha nessuna rilevanza per la città, ma ormai per tradizione mostro sempre l'ermellino che sorride. Quest'ancora rappresenta il fatto che, poco più in basso, c'è ancora un leone di San Marco. Per capire quali siano i cibi tipici di Portogruaro, ho chiesto a mia mamma di cucinare delle cose a caso, e lei ha preparato il pranzo di Natale. Abbiamo un antipasto col musetto e salame, pasta e fasioi, bigoli in salsa, fegato alla veneziana, sardine in saor, altri fasioi e luganega con la polenta. Il tutto accompagnato da prosecchine e vin nero. Questo è radicchio de Ciosa, che per come la vedo io è lo stadio più basso dei radicchi. Il tipico pranzo domenicale post-messa di Portogruaro si conclude con le paste di toffolo. In questo caso abbiamo la mia torta preferita, la marchesa. E quando si mangiano questi dolci si dice sempre: ma toffolo è toffolo. A Portogruaro lo spritz in piazza costa 3 euro. La squadra del Porto Summaga è famosa per essere stata promossa in Serie B e una volta che ci siamo rifatti tutto lo stadio siamo tornati subito in Serie C. Questo è il parco di Portogruaro. Dicono che ora si chiami Parco della Pace, ma nessun portogruarese sano di mente lo chiamerebbe così. Per noi rimane Parco Marzotto. Qui si dice che vengano i drogati. Abbiamo installato lungo il Lemene delle opere d'arte che, siccome vogliamo sembrare chic, le abbiamo scelte rigorosamente brutte. Qui è nato il futurista Russolo. Ha inventato uno strumento per fare i rumori. Gli abbiamo dedicato un teatro. A primavera c'è la terra dei dogi, dogi come quelli di Venezia, dove si beve vino per strada. E a fine novembre c'è la fiera di Sant'Andrea, dove, lo dice il nome stesso, si festeggiano le oche e gli stivali. Questa è Portogruaro, città di oche e di stivali. Se Venezia dovesse venir sommersa perché il Mose non funziona, lei vi aspetta a braccia aperte. E io, dopo avermi accompagnato in mille avventure, con questo piccolo video, abbraccio lei. Cossa ti fa li partera che te sporca le braghe nove!